Buongiorno a tutti, mamma mia quanto sole. Non so voi, ma io non sono tipo da spiaggia, quindi questo sole non è che mi entusiasmi. Però vabbè, amo di più la pioggia, ma dettagli. Mettiamo anche la tendina. Allora, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Non fate caso che devo ancora rifare il letto e tutto quanto. Mi sono svegliata tipo un'oretta fa, ho fatto la mia colazione molto con calma e adesso in realtà più che mettermi al computer devo ripassare le cose che ho studiato ieri perché gli esami sono sempre più vicini. Sicuramente alcuni di voi saranno già iniziati e forse già finiti, dipende dalla scuola. Tipo alcuni che andavano, cioè che vanno alla mia scuola, quest'anno hanno finito, gli esami l'hanno già finiti alcune classi. Quindi, insomma, io devo ancora iniziarli. Questa settimana, tra l'altro, sono pienissima di cose da fare. Non c'è mai stata una settimana con così tanti impegni. Infatti io non so più dove sbattere la testa. E adesso vi elenco tutto per bene. Oggi è 13 di giugno e non devo fare sostanzialmente grandi cose. Adesso sono le 11. Tra un pochino mi preparo. Adesso ripasso, mi preparo e poi vado in palestra. E poi passo al supermercato e devo prendere delle cose anche per i topini. Mentre domani devo andarmi a fare le unghie. Giovedì devo andare a farmi i capelli. Devo andarli praticamente a tagliare meglio perché, come sapete, l'ho tagliati da sola. E ok che hanno una forma e tutto, ma non proprio ben definita. Poi il 16 devo andare di nuovo a colorare il tatuaggio e il 17 ho un evento. Quindi io pensavo di fare una sorta di weekly molto più ridotto, quindi farò il vlog oggi, domani, dopodomani, dopodomani, dopodomani. Vabbè, comunque, da oggi fino al 16. Poi mi devo preparare un sacco di video perché 2 settimane successive a questa, cioè vi sto dicendo tutti i miei cavoli, però vabbè, le 2 settimane successive a questa praticamente non sarò a casa quasi mai, quindi devo girare almeno, dico almeno così, giusto per metterci cose in pari, 5 o 6 video, cioè una roba tipo what? Quindi insomma mi devo mettere assolutamente a fare qualcosa, però prima ripassare. Allora, sono in macchina. Sono venuta a fare la spesa, sono già stata in palestra, contate che è 1:15, tempo insomma che torno a casa e poi mi preparo il pranzo, vi faccio vedere che ho preso questi, vi faccio proprio proprio vedere che sono degli hamburger bio vegetali, non che sia tornata a essere vegetariana, però ultimamente la carne mi dà fastidio e quindi visto che comunque devo fare dei pasti prettamente proteici, sempre per la cosa, operazione eccetera, ogni tanto mi prendo questi. Le cose per i topini che adesso stanno anche al sole, vabbè, io prendo sempre il misto, questo qua odori, che ci sta il sedano, carote, cipolla. Beh, la cipolla la uso io naturalmente, non date ai porcellini d'India cipolla aglio perché è la fine, ve lo dico. Ah, e poi ho preso per provarlo questo hummus di ceci, però l'ho trovato con i pomodorini e le olive. Io ogni tanto me lo faccio a casa da sola, però volevo provare questo qua che era boh, un po' più particolare. Poi ho preso l'insalata, questa proprio a pacchi, e i peperoni, anche questo a pacchi, sempre per i topini, però anche per me, insomma, io me li mangio volentieri. Adesso torno a casa, che devo registrare il video haul, mi sono arrivati 8.000 pacchetti di cose che ho comprato su ASOS, Zara e H&M. Sono cose fighissime, una cosa ce l'ho su adesso, quindi dopo la devo far vedere. Eccoci tornati a casa. Sono distrutta, cioè questi giorni fa un caldo, raga, un caldo insopportabile. 2 volte che mi lavo i capelli e li lascio asciugare. Infatti se li vedete così è perché non mi va proprio, cioè, di piastrarli, di fargli qualcosa con il calore, perché sennò è la fine. Comunque adesso sto esportando i file di questo vlog che state guardando sul computer, così posso usare la memoria per registrare i video che devo registrare. Oggi penso ne registrerò 2, al massimo 3. Domani devo registrare un altro, così mi porto bella avanti. Stamattina, tra l'altro, non ho neanche fatto in tempo a ripassare quello che vi avevo detto di letteratura e storia, quindi dovrò farlo dopo che ho finito i video. Allora, rieccomi qui. Oggi è stata una giornata piena, 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 si vede.
perché sono disperata. Sto parlando con Giulia, che è la ragazza che mi fa le unghie, perché avevo visto una foto delle unghie di Kylie Jenner, che si era fatta un po' di tempo fa. Mi ero innamorata di questo colore. Un super teal, guardate, è splendido. Questo è il mio colore preferito in assoluto, è bellissimo. Solo che non è riuscita a trovarlo, quindi mi ha scritto e io ho detto: guarda, tranquilla, tanto le mie idee sono infinite. Adesso mi sta scrivendo: dimmele, ti prego. Così lei si prepara, perché ogni volta io vengo e ho 8.000 idee in testa, non so mai quale fare. Alla fine faccio la cosa più semplice. Quindi, no, domani devo far uscire tutto l'estro che ho in me. Comunque, sto mettendo a posto gli acquisti perché ho girato il video haul. Poi ho girato il video di questo make-up, che è il make-up che faccio sempre d'estate, visto che me l'avete chiesto. E adesso mi devo mettere a girare un altro video, cioè i preferiti di maggio, perché siamo al 13 di giugno e ancora non ho registrato i preferiti di maggio, cioè del mese scorso. No way. E niente, io penso che per oggi taglio qua e ci rivediamo direttamente a domani con le unghiettine. Mamma mia, non vedo l'ora. È passato più di Buongiorno, o meglio dovrei dire buon pomeriggio perché sono già le 3. Io stamattina sono andata a farmi le unghiette, infatti vedete colore diverso, dopo ve le faccio vedere. E tra l'altro mi sono arrivati un sacco di pacchi. Sto odiando questo vestito perché cacchio, non riesco a tenere le spalline giù. Ma vabbè, mi è arrivato il pacco di Crazy Factory con i piercing più piccoli. Allora, dovete sapere, l'altra volta, per chi non mi segue su Instagram, sorry, perché l'ho spiegato là, l'altra volta le avevo presi troppo grandi, adesso le ho presi troppo piccoli, però non mi dispiace. Adesso sto cercando di metterla la pallina, però non ci riesco. E mi stavo guardando il video di lancio del nuovo prodotto di Mulac, Lual Berry credo si chiami, che udite 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 ho qui nelle mie mani. Quindi è uscito oggi e io l'ho già, come sempre, anteprime favorevoli. Comunque vi metto qua sopra. Guardate, ho trovato la postazione perfetta. Così ve lo faccio vedere perché io ancora non l'ho aperto. Sì, vi parlerò nel mentre con una pallina mancante, però così dopo ci penso bene e la metto. Allora, questa è la confezione. Non so poi voi che l'acquisterete come si presenta. Comunque è un olio per capelli. Poi io vi metto il link bene nella scheda dove, del video questo qua di Cindy. Così sicuramente lei parlerà meglio di quello che posso dirvi io. Poi si apre, c'è questa plastica. Qui abbiamo il foglietto illustrativo Mulac Hair Lab, eccolo qua. E qui tutti i metodi per l'utilizzo. E questa è la scatola, guardate che bella! Lei l'ha spiegato che ci sono i capelli che riprendono la Different, la palette, la prima palette Mulac. E apriamo, apriamo, apriamo. Tra l'altro, guardate che bel viola, bello. Ed eccolo qua, guardate che meraviglia! Super elegante, wow. Sembra quasi un profumo, cioè è davvero troppo bello. Io tra l'altro ho già provato il campioncino che era arrivato qualche tempo fa. Mi è piaciuto tantissimo, quindi proveremo. Allora, proviamo a sentire l'odore. Sì, infatti è identico all'altro, è troppo buono. È super dolce, quindi se non vi piace già partiamo male, però è fenomenale. Mamma mia, ragazzi, comunque. Poi proveremo bene. Tra l'altro, domani devo andare dal parrucchiere, quindi lo proverò domani quando tornerò a casa dal parrucchiere. Altro pacchetto erano i septum. Ho provato diverse misure. Ho preso questo che è fatto in questo modo, che devo dire forse è troppo piccolo, mentre poi ho preso quest'altro che invece dovrebbe essere giusto. E poi ho preso il rose gold, che è come quello che avevo prima, e dovrebbe essere la misura di questo, forse leggermente più grande, non lo so. Comunque adesso cercherò di chiudere questo con la pallina nera, cioè io mi aiuto, cerco di aiutarmi con le pinzette. Togliamo questo che per metterlo ci ho messo gli anni, ma dettagli, perché prima che trovo il buco è un casino, cioè non so chi di voi al septum mi dica se trova gli stessi disagi. Eccolo. Ah, oh, questo mi sa che è carino, è tipo molto simile a quello che avevo prima, quindi mi sa che mi tengo questo. Pallina con pinzetta. Zitti, zitti, zitti. Ora saremo lì tutti in trepidante attesa. Ci ho messo 20 minuti buoni, ma in compenso, eccoci qua.
qua. Tac, io direi che questo è perfetto, raga. Guardate, mi sono tornata la vecchia me. Meno male. Ah, questo direi ci sta tutto. Guarda, ti devi fare il bagnetto e si nasconde. Eccola, si nasconde. Torcia. Guarda, si era nascosta sotto il termosifone perché non vuole fare il bagnetto. Che cane pazzo. Comunque io direi che è ora di togliere questa tenda. E rullo di tamburi, aprire un po' la finestra. Bam 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 bam. Ah, eccoci qua, mamma mia, che caldo. Richiudiamo. Mia madre che si prepara per il bagnetto del cagnolino. Guardate che vaschetta minuscola. Vai, Wendy, ce la puoi fare? No, non vuole, non vuole. Sto andando giù così faccio compagnia a Gwenda. Amore, ma che ti fanno, mamma? Povero cane, guarda, guardalo, che secco che è, lo sembra, un sembra una foca, guarda, no, fermate, che brutto cane, ferma, ma si vuole reggere, mio amore. Allora, sono appena tornata da lavoro, voi direte, ma come, poco fa eri in camera e non ci hai detto nulla. Chi mi segue bene, assiduamente, sa che in realtà io lavoro 2 giorni a settimana in un centro estetico. No, non vi dirò quale centro estetico perché vorrei tenere un attimo privato questo aspetto. Quindi ho fatto metà giornata perché va ad appuntamenti. Quindi ho fatto un massaggio, 2 semipermanenti e un trattamento viso. E adesso sono tornata a casa. Fortunatamente c'è ancora la luce, mamma mia, sono felicissima, però sono stanchissima. I massaggi sono sempre che mi distruggono la vita. Così ho risposto anche alla domanda che lavoro faccio, perché in tanti me lo chiedete. Cioè, oltre a YouTube, che ok, è un'entrata e ci può stare, ma non è l'unica cosa, quindi adesso faccio merenda assolutamente, perché sono proprio, cioè, avete tanti cali di zuccheri, ecco. Allora prendiamo il Mars. Poi tra l'altro stamattina avevo iniziato ad editare uno dei video che ho girato ieri, però mi sono resa conto che per mettermi a paro anche con la settimana prossima, che poi non ci sarò perché devo andare a Milano, devo registrarne altri due, mi sembra. Sì, devo registrare altri due video oltre quelli che ho. Allora, uno lo registrerò domani mattina, che comunque dal parrucchiere devo andarci alle 3, quindi faccio in tempo, mentre l'altro video penso lo registrerò o domani pomeriggio con i capelli fatti o comunque il giorno dopo, insomma. Adesso vedo un attimo, cerco di organizzarmi. Tra l'altro stavo dicendo prima di andare via che mi sono arrivati dei pacchetti, oltre quello Mulac mi è arrivato anche questo, di questa box, Shibuya Box, che devo farci un video assaggi. Eccoci qua, ho deciso che l'assaggio di questi snack della Shibuya Box, che vi lascio il link qua sotto, lo faccio in questo vlog. Eccolo qui, questa è la box. Guardate che bella, tutta rossa, super accesa. Questo che è troppo carino, io lo attaccherò tipo alle chiavi della macchina. È un panda peluscioso con la catenina rosa e il fiocchettino rosso. Cioè, guardate se non è so so cute. Hello Kitty Strawberry Pretzel, che credo proprio siano questi. Sono tipo, com'è che si chiamano? I Mikado, ok, i Mikado. Ecco, però sono alla fragola. La confezione con tutte le Hello Kitty. Assaggio lo stesso. È una roba super dolce. Comunque sa un sacco di cioccolato bianco alla fragola. Allora, questi sono un po' sfrantumati, ma sembra tipo un mega biscottone. Ma sono di cartone. No. Cioè, queste cose sono calorie sprecate e la gente deve capirlo. Non sono di nulla. Allora, questo, oh mio Dio, è tipo i frizzi pazzi, però all'uva. Che delusione. Ma sono caramelline così. Ne assaggio una, anche se non so sicura. Cioè, non è male, però, capito? È zuccherosissimo. Poi, questi sono tipo fatti a ramen, non so come li chiamate. Oh yeah. Adesso zitti tutti, facciamo tipo una seduta di ASMR. Io sono fissata, quindi andiamo. Abbastanza buoni, nulla di che. Ora abbiamo questi, che sono fatti a confezioni così. Questi non so se ve li ricordate, li avevamo già assaggiati. Sono uguali, guardate.
All'interno c'è la cioccolata, questi sono buonissimi. Questo sì, questo è buono. Poi ho due di questi, non so se sono uguali o cambia qualcosa, si sono sbagliati. Comunque sono Umai Bo Sticks Teriyaki Burger. Non burger, ma burger c'è scritto. Sono fatti così, dovrebbe essere il classico stick, però fatto ad hamburger con la salsa teriyaki. Dall'odore sembra buono. Allora, a sapere di salsa teriyaki sa, però da hamburger devo ancora capirlo. No, non è male. Sembra di mangiare qualche strano pezzo di sushi. Buono. Poi c'è una lattina coconut jelly, grape juice. Più che altro non so se è gasata. No, ok, non penso. Non sembra molto invitante. Raga, che schifo, c'è di caramella sciocca. L'ultima cosa sono queste, tipo patatine, non lo so, sono degli snack strani. Dovrebbero essere alla mela e al miele. C'è di strudel, è andato male, praticamente. Ho lasciato fuori, si è ammuffito. In generale questa box non è andata malissimo. Ho detto questo, io adesso dovrei studiare. Dico dovrei, perché non lo so, ultimamente proprio voglia zero. Però ansia mille, quindi capirai che bel connubio. Allora, come potete vedere è giunta quasi la notte. Mi sono messa il mio pigiamino, questo qui che ho preso da H&M. Ho sistemato alcune cose al computer, ho finito di editare un video. Così poi domani penso agli altri. Diciamo che... vi giuro, questo periodo, mi dispiace dirlo perché io comunque vorrei sempre tenervi il morale su, ma in realtà questo periodo, cioè, non riesco a dormire bene per via dell'ansia che ho per gli esami, per cose mie, insomma, personali. Niente preoccupante, però insomma, sono cose un po' difficili da spiegare. E adesso anche tutti gli eventi, tutte le cose che devo fare. Domani si va dal parrucchiere però, quindi mi posso rilassare un attimo con un bel massaggino. Sono felicissima e sempre domani credo che dovrò andare pomeriggio in qualche posto, qualche centro commerciale, perché volevo cercare un vestito per il 28, che ci sarà appunto la finale dei Nyx Face Awards a Milano, appunto, dove mi hanno invitato. Quindi volevo cercare un vestito, non dico elegante, però sai, una cosa, una via di mezzo tra l'elegante e il casual. Dovrei cercare bene nell'armadio sicuramente, però sempre meglio comprare una cosa nuova, no? Noi donne ci capiamo. Buongiorno, stamattina di nuovo in macchina. Ho fatto dei giri con nonna, sono andata in posta a portare il pacco di Asos, quello che dovevo rispedire. Ho spedito un pacchetto e mia nonna doveva fare altri giri. Sono passata al supermercato, che dovevo prendere delle cosette per finire la pasta fredda e il sushi per stasera. Che meraviglia. Infatti adesso è quasi mezzogiorno, io devo tornare a casa, pranzare e poi andare in metro, perché a nonna serve la macchina e quindi io dal parrucchiere ci devo andare purtroppo in metro. Cioè sarà una tortura perché fa un caldo bestiale. Oggi la massima è 34 gradi, cioè 34 gradi, e io praticamente per i miei standard mi sono vestita leggerissima. Cioè guardate, questa magliettina che è la più scollata che io abbia mai messo, per quanto riguarda la manica intendo, e poi è un crop top, cioè è corta, e sotto i pantaloni a vita alta. Non so ancora se mi vestirò così per andare dal parrucchiere, però non credo. Allora, eccoci a casa. Ah, cioè io sto scendendo, ma mi sono scordata di mettermi la crema sul tatuaggio, perché dopo, almeno così, prima che esco è già servita. Ok, tatuaggio incremato, adesso vado giù, finisco di tagliare le cose per l'insalata. No, scusate, mi viene a dire insalata di pasta, ma in realtà noi diciamo pasta fredda. Penso lo dicano un po' tutti, comunque alcuni dicono insalata di pasta. A parte questo, allora questo è il recipiente. Io devo dividere le cose in due, perché mia sorella la mangia senza pomodori e mozzarella, invece noi la mangiamo anche con pomodoro e mozzarella. E questi li ho tagliati prima, ho messo tonno, mozzarella, pomodoro, mais e cetriolini. Qui c'è solo tonno e mais, adesso metto wurstel. Le olive le ho già messe a scolare, ce le andiamo ad aggiungere un po' qui. Ho preso queste già tagliate perché se no non ho tempo. Cioè oggi praticamente devo incastrare
tutti i miei impegni, cosa che di solito non mi succede mai. E ora taglio il bustel. In realtà io lo tolgo solitamente, però loro lo mangiano, quindi io lo metto. Che donna di casa. Eccoci a Viale Marconi, per chi è di Roma sicuramente conoscerà, lo conoscono quasi tutti. E sto andando al parrucchiere, purtroppo ha sbagliato autobus, quindi me la sto facendo a fette con questo caldo bestiale, ma dettagli. Adesso poi ci vediamo direttamente dal parrucchiere. Allora, eccomi, sono appena uscita, guardate un po', corti corti, questo penso sia il taglio più corto che mi faccio negli ultimi 4 anni, forse anche di più. Comunque me li ha tagliati un pochino, pareggiati, perché quelli prima li avevo tagliati da sola. Poi mi ha fatto il trattamento per la morbidezza, insomma, perché ce l'avevo un po' secchi. Dopo a casa ve li faccio vedere bene. Però sono felice perché così sto bella fresca. E insomma, pronta per l'evento di sabato. Adesso vado a fare merendina, come sempre. Se no con sto caldo io svengo da qualche parte. Eccoci finalmente a casa. Non potete neanche immaginare la sofferenza del caldo che c'è fuori. Cioè, io questi giorni sono stata principalmente a casa. Comunque quando uscivo ero in macchina, ma prendere i mezzi con questo caldo equivale allo svenimento. Cioè, è una cosa incredibile. Comunque mi metto qui alla luce, così vi faccio vedere i capelli. Guardate, li ho tagliati comunque, anche se magari non si nota. Sono leggermente, ma proprio poco poco, più lunghi qui davanti, però per il resto sono tutti pari. Forse da qui si vede bene. Poi me l'ha sfilzati tutti perché mi ha detto che erano troppo pesanti, perché io, dovete sapere, che ho un sacco di capelli, quindi... E nulla, se andate sul mio profilo Instagram trovate taggato anche il parrucchiere, a chi interessa, non lo so. Tra l'altro è uscito un mio video, un video haul, quindi stavo rispondendo ai commentini. Questo qui è il video try on haul del mio shopping online. Tra l'altro mi è arrivato anche un altro pacco di vestiti, però questa volta è una collaborazione, ma ve la faccio vedere in un prossimo video. Adesso sinceramente non so cosa potrei fare, perché allora stamattina mentre pranzavo stavo guardando un film che si chiama Beastly, che hanno messo su Netflix da poco, quindi magari mi continuo a vedere quello, mancano tipo 20 minuti. Mi ero dimenticata di riprendervi la mia triste cenetta, cioè odio triste, dipende. Comunque qui abbiamo un osomaki salmone, nigiri salmone, tolto il pezzo sotto perché sennò non ci riesco, e la salsa di soia nella tazzina di caffè. Eh sì ragazzi, cioè non si scherza, non si scherza. Poi lì abbiamo il cagnolin che dorme, a parte tutte le borse sul letto che devo metterle apposta, aiuto. A parte questo, penso che per oggi il vlog finisce qua e poi ci riprendiamo domani, anche perché devo andare a colorare altre principesse del tatuaggio sul polpaccio. Non so ancora quali, credo che farò Cenerentola e Mulan, sempre se riusciamo con i tempi, perché devo andarci alle 4:30. Quindi è abbastanza tanto lontano da casa mia, quindi ci metterò un'ora andare con i mezzi, un'ora per tornare. Se finiamo verso le, non lo so, 7:30, 8, cioè per tornare io torno a casa alle 9, 9:30. E vabbè, domani si vedrà, tanto verrete con me. Io avevo concluso il vlog di oggi, ma ho appena scoperto una cosa terribile. Ditemi perché sono così sfigata. Secondo me c'è qualcuno che me la tira, o ho il malocchio, qualcosa, perché non è possibile. Adesso vi spiego. Oh, mi è appena arrivata l'applicazione sul telefono che domani c'è sciopero. In realtà io l'avevo già letto oggi alla metro, ma speravo di aver letto male che lo sciopero ci fosse domani, e invece purtroppo ho letto bene. Quindi adesso ho scritto alla tatuatrice, perché io, cioè, essendo che comunque è abbastanza lontano, non ho ancora la mia macchina, quindi devo rimandare assolutamente. Solo che adesso non so, ecco mi è appena risposto, non so poi quando ci potremo riorganizzare, perché io settimana prossima inizio gli esami, gli iscritti della maturità, e non avrò tempo, cioè proprio il tempo né fisico né materiale né mentale soprattutto, quindi non ho più pallida idea. Semmai gli chiedo se riusciamo a fare per lunedì 19, adesso vedo, perché mamma mia che casino immenso. Sapete quanto può essere brutto quando vi organizzate, siete tutte programmate per fare quella determinata cosa, poi zac, ci deve essere sempre qualcosa. Poi qui a Roma è un continuo sciopero su sciopero su sciopero, io non ce la faccio più. Voi direte ok, però fortunatamente ogni tanto è la macchina.
Sì, però è questo ogni tanto che mi disturba. Adesso finisco di sistemare alcune cose al computer e poi penso che comunque mi strucco e poi vado a dormire, perché non è che ho tanti sbatti oggi di star sveglia più di tanto. Sono stanca e in più mi devo anche fare la doccia, mi stavo dimenticando.